tutte le linee guida internazionali, in particolare il posizionamento delle DHHS anche in chiave CDC e EACS, definiscono il goal principale oggi della terapia antiretrovirale come la soppressione virologica duratura, cioè il raggiungimento di una carica virale inferiore alle 50 copie, lo standard internazionale per l'efficacia delle terapie, o inferiore a 200 copie comunque per l'efficacia nel prevenire la trasmissione di HIV e il mantenimento di questa soppressione virologica nel tempo. Questo oggi è consentito dalla possibilità di utilizzare regimi antiretrovirali di combinazione estremamente potenti, per lo più combinabili in una singola compressa, molto convenienti e facili nell'assunzione, gravati da pochissimi effetti collaterali, con un'efficacia duratura che è stata misurata per soprattutto farmaci appartenenti alle ultime classi farmacologiche di rilievo, come gli inibitori dell'integrasi, in studi che sono arrivati anche fino a 5 anni e oltre di osservazione. Parliamo di extension phase di clinical trial, parliamo ovviamente di dati da studi di popolazione osservazionali che consentono di valutare questo tipo di parametri di efficacia nella condizione, come si dice in gergo, di real life. Ovviamente la soppressione virologica duratura consente una serie di obiettivi, che sono poi gli obiettivi primari di questa strategia terapeutica, cioè il mantenimento di un patrimonio immunitario laddove questo non si sia in qualche modo stato eroso già dal virus, e l'aumento dei CD4, l'allontanamento di una prospettiva clinica, cioè l'allontanamento della prospettiva della malattia, quindi una condizione di benessere, il miglioramento della qualità della vita e l'aumento della sopravvivenza. Oggi sappiamo che le persone, soprattutto chi inizia terapia precocemente, quindi ha già una condizione buona, ancora una buona condizione immunologica al momento dell'inizio del trattamento, hanno un'attesa di vita che è quasi sovrapponibile a quella della popolazione generale. Quindi siamo riusciti a tutti gli effetti a cronicizzare un'infezione che prima dell'avvento di questa terapia era un'infezione rapidamente progressiva. Non abbiamo ancora raggiunto l'ultimo grande traguardo, che è quello dell'eradicazione della cura, ma su questo ci sono interessanti prospettive dal punto di vista della ricerca scientifica.